Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in Alto Adige, in particolare nel parco naturale Fanes Sennes Braies. Sono in compagnia di Claudia e Nicola, un ex collega. Nicola, tra l'altro, single, quindi ragazzine, profilo Instagram in descrizione se siete interessate. Bene, siamo partiti dal rifugio Pederù, dove abbiamo lasciato la macchina, e la destinazione è il rifugio Sennes. Oggi andiamo diretti lì, domani invece ritorneremo passando dal rifugio Fodara Vedra, che però è chiuso, quindi passiamo a fare un po' di foto e poi torneremo giù. A dopo. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time don't wanna mess things up. Cose intelligenti parte 1. Ormai è finito l'acqua, perché me la sono rovesciata addosso tutta prima di partire. Cosa vuoi dire? Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Noi qua tutto bene, giusto? Tutto a posto, tutto a posto, nessun problema. Sereni proprio. Però c'è qualcuno che sta facendo un po' fatica. In difficoltà. Si è lamentato fino adesso, eh. Adesso fa il bullo, ma sembra in difficoltà. No? Ok. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away. Pranzetto fatto, adesso ripartiamo. Nicola è stracarico. Andiamo. Let the moon wash away. Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. Guess I didn't know it went this way. Wondering too much and I could see your face. Why did I let you go? How could I let you leave? Questa è la stanza che ci hanno dato, è da 4, anche se noi siamo in 3. Sono 40 euro a testa, non abbiamo inclusa la cena è alla carta a parte. C'è la doccia a disposizione calda, quindi non c'è da pagare il gettone. La cena è dalle 6 alle 7. Comodo. Siamo in una conca, quindi il sole va giù prima e giustamente loro vogliono cenare prima. Diamo delle giustificazioni. Dove non ci sono. Dove non ci sono. E basta, adesso andiamo a farci un girettino su una collinetta qua vicino, forse. Nicola non vede l'ora. Ci sta. E poi ci prepareremo per la cena. Bene, a dopo. Tramonto, perché c'era un vento assurdo, quindi adesso siamo tornati qui al rifugio Sennes, facciamo una doccia, poi ci prepariamo per la cena. A dopo. Un uomo vero deve avere la calzamaglia. Non è bella la calzamaglia che c'è su. No, com'è? No, se sopra sotto meglio la calza anche. No. Ora cenetta, vero Claudia? Sì, caro. Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. Bene, dopo aver giocato un po' in camera, siamo venuti fuori a vedere il cielo, che è illuminato quasi a giorno perché c'è la luna piena ed è uno spettacolo incredibile. Adesso andiamo a letto, ma prima. Momento sponsor, sono felice di comunicarvi che anche quest'anno collaboro con Olight, azienda leader nel settore dell'illuminazione indoor e outdoor. Quest'anno abbiamo iniziato con un prodottino niente male, che adesso vi faccio vedere. Come sapete, io nei bivacchi mi porto sempre dietro la O-Lantern, questa, che secondo me è la soluzione ideale per illuminare i bivacchi. Però se vogliamo fare una ciaspolata notturna o semplicemente andare a vedere le stelle una volta che siamo in bivacco, abbiamo bisogno di un'illuminazione come si deve.
E quindi mi sono fatto mandare la Olight Perun 2. E con questa sicuramente abbiamo un prodotto top di gamma per illuminare anche le notti più scure. Ora vi faccio vedere com'è. Si tratta di una torcia 3 in 1 estremamente versatile, che funge da lampada frontale, lampada da tavolo magnetica e luce portatile. È dotata di una batteria da 4000 mAh. Questa potente torcia ha un'autonomia fino a 12 giorni di funzionamento e possiede un sensore di prossimità infrarossi che riduce la potenza quando rileva ostacoli nelle vicinanze, evitando così di accecare chi entra nel nostro campo visivo. Bene, non resta che provarla sul campo per fare qualche foto notturna, ma adesso torniamo in montagna. Buonanotte, ci vediamo domani. Siamo svegli? Siamo svegli? Bene, ci lasciamo alle spalle il rifugio Sennes e adesso iniziamo a tornare giù, ma facendo un sentiero diverso da quello di ieri. Qui termina il sentiero che abbiamo preso per passare dal rifugio Fodara Vedla, quindi da qua fino al rifugio Pederù ripercorriamo i nostri stessi passi di ieri. A dopo. Siamo rientrati al Pederù dove ci siamo fatti una bella birretta alle 10:30 che ci sta comunque. Aperitivo. Sì, aperitivello. Adesso dobbiamo trovare un posto per andare a mangiare. Claudia ne ha proposto uno, ovviamente non cheap. Ovviamente buono. E bello. E bello, molto bello. Vabbè, vediamo se c'è posto. A dopo. C'è lo specchio? Ce ne stanno 16, non sono 12. Ce ne stanno 16? Stai facendo un video? Certo. Ah, bravo. Love, let me go, strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. Brava Claudia, hai consigliato bene questo Alpin. Adesso andiamo al museo di Messner. Let it all wash away, 'cause capita di passare da Plan de Corones, venite a vedere il museo di Messner perché è veramente molto molto bello, c'è un sacco di cose interessanti dentro. Da Plan de Corones è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Wo sind die Gäste aus Deutschland? Deutschland? Ja, ich hab's
Satz habe ich ja Deutsche Taube, die Südtiroler sind lauter wie die Deutschen, oder?